the same old hill, on the train, the same old crew, and I'll be looking for a change. Cultura, ridefinizione degli spazi e socialità sono gli elementi su cui scommette la rinascita dell'Acropoli perugina, una scommessa che il Comune di Perugia ha messo nero su bianco in un volume dal titolo Rigenerazione urbana, le opere pubbliche nel centro storico di Perugia 2013. Un'iniziativa che è stata presentata in un luogo esso stesso protagonista di interventi strutturali, il Palazzo della Penna. Gli interventi fatti partono da due grandi idee, che sono il PUC e il contratto di quartiere, che sono i due progetti strategici di riqualificazione del centro storico, e incidono in maniera molto concreta sulla qualità del centro storico, sulla qualità anche della comunità che vive il centro storico, che non sono solo i residenti o gli operatori commerciali, ma anche i turisti e i cittadini. Il Comune, grazie al programma urbano complesso di seconda generazione PUC 2, ha operato su due differenti livelli di intervento. I due pilastri sono stati promozione e valorizzazione culturale, con l'area di Borgo Bello, Corso Cavour, che è stata oggetto di riqualificazione di teatri, di piccoli teatri di grande qualità anche dal punto di vista architettonico ed estetico, e la riqualificazione di strutture, residenze per giovani coppie, per famiglie, per favorire un nuovo accesso al centro storico, una nuova vita nel centro storico di Perugia. Penso a Via Fratti o alla Torre degli Sciri, che saranno residenze che verranno consegnate nei prossimi mesi, in cui abiteranno famiglie, cittadini. Perché si è deciso di raccogliere tutte le opere realizzate in questo libro Rigenerazione urbana? Ma per una serie di motivi. Il primo è che dobbiamo far sapere come vengono utilizzate le risorse dei cittadini. Qui sono fondi comunitari che la Regione programma e investe nel nostro territorio, per cui è giusto far sapere quello che abbiamo fatto. Secondo, per dare il segno di un lavoro di rigenerazione che stiamo facendo. Noi vogliamo puntare la nuova fase di sviluppo e l'uscita dalla crisi su una riqualificazione e rigenerazione della nostra città, a partire dall'identità che ha il centro storico, che è l'identità dell'intera città e dell'intera regione. Per sostenere la rivitalizzazione del centro, l'amministrazione ha innanzitutto coinvolto commercianti e associazioni culturali, tutto per mettere insomma il centro al centro, come recita il claim del marchio pensato dal piano di marketing urbano. Con tutto il sistema del marchio, del controllo della viabilità, degli infopoint, stiamo costruendo un sistema perché appunto il centro storico possa ritornare ad avere una sua grande visibilità.